Ci ritroviamo insieme con l'informazione cristiana delle Assemblee di Dio in Italia. Ben trovati! La notizia che apre il nostro giornale riguarda un importante riconoscimento legislativo che mette l'Italia al passo col resto delle nazioni europee sul riconoscimento della lingua dei segni, denominata LIS. Seguiamo allora i dettagli nel servizio di apertura. Lo scorso 19 maggio, dopo l'approvazione in Senato, anche la Camera ha approvato il disegno di legge contemplato nel decreto sostegni per le misure per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e l'inclusione delle persone con disabilità uditiva. Sono riconosciute inoltre le figure dell'interprete LIS che, con un decreto successivo, normerà la formazione professionale degli interpreti LIS e LIST, cioè la lingua dei segni italiana tattile. Dal sito internet dell'ENS, Ente Nazionale Sordi, il presidente Giuseppe Petrucci commenta l'evento come un crocevia fondamentale e storico verso la piena inclusione delle persone sorde e l'abbattimento delle barriere della comunicazione. Da circa 10 anni le chiese evangeliche e assemblee di Dio in Italia hanno al loro interno un dipartimento specifico per la LIS e diversi pastori e membri di chiesa sparsi su tutto il territorio nazionale sono coinvolti nell'evangelizzazione di una popolazione sorda stimata intorno alle 80.000 unità. Ai microfoni del notiziario ADI, il pastore Renato Mottola. Pastore Mottola, l'ENS saluta con gioia la notizia che finalmente anche l'Italia riconosce la lingua dei segni come lingua ufficiale, definendo questo come un gesto di civiltà ed uguaglianza. Ma un pensiero delle Assemblee di Dio in Italia a riguardo? Siamo profondamente grati al Signore e noi che abbiamo da sempre, da molto tempo, sentito nel cuore di fare questa attività l'abbiamo appreso con grande gioia. L'opera Assemblee di Dio in Italia non è stata a guardare. Da molto tempo, precisamente il martedì 5 giugno 2012, il Consiglio Generale ha aperto un dipartimento chiamato, denominato ADILIS, e da quel momento ufficialmente abbiamo avuto questa, tra virgolette, organizzazione tutta concentrata per l'aiuto e il sostegno della popolazione sorda. Quindi possiamo dire che le Assemblee di Dio in Italia raccolgono la sfida comunicativa con il mondo dei sordi. Abbiamo accolto con gran gioia questa sfida che ci è giunta innanzitutto dallo Spirito Santo. Abbiamo sentito forte nel cuore questo amore per il popolo sordo e quindi ci siamo attivati da molto tempo di istituire dei corsi per la lingua dei segni italiana denominata LIS, proprio per incoraggiare, per avvicinare i giovani e non solo a questa lingua che è veramente una propria lingua che adesso lo Stato ha riconosciuto. Noi cogliamo questa sfida, abbiamo fatto numerosi corsi in tutto il territorio italiano, circa 1.000 sono stati i corsisti che hanno avuto dei primi approcci alla lingua dei segni italiana, dopodiché li abbiamo spinti per fare i corsi ufficiali all'Ente Nazionale Sordi e non solo, in modo tale da poter avere una professionalità, una competenza, perché appunto è proprio una lingua con la sua sintassi, quindi è necessario che ci sia una particolare competenza. Attualmente abbiamo una bella popolazione, Dio ha salvato, abbiamo circa 200 sordi fra convertiti e simpatizzanti. La bella notizia, 2 di questi sordi sono incaricati dal Consiglio Generale come candidati al Ministero per la popolazione sorda. Ed ogni settimana su piattaforma Zoom facciamo riunioni, incontri, culti nella lingua LIS per raccogliere il popolo sordo. E poi tantissime attività, per esempio prima della pandemia avevamo fatto dei campeggi estivi proprio per i sordi. E così via, tante altre iniziative che stanno nel nostro cuore, in cantiere.
C'è un testo biblico che è il nostro fondamento. In Isaia capitolo 29, il verso 18 dice: in quel giorno i sordi udranno le parole del libro e, liberati dall'oscurità e dalle tenebre, gli occhi dei ciechi vedranno. In quel giorno il profeta parla nel futuro, ma quel giorno è arrivato, e noi lo abbiamo accolto con grandissima gioia, ed è arrivato anche con questo decreto, con questa decisione dello Stato di riconoscere la lingua LIS. Il giorno è arrivato e i sordi odono il glorioso messaggio dell'Evangelo: Cristo Gesù, il Salvatore del mondo. La nostra redazione ha preparato una notizia di carattere interno alle chiese evangeliche ADI e che riguarda il trasferimento della sede operativa a via Prenestina in Roma. La sede amministrativa delle Assemblee di Dio in Italia da una settimana occupa una nuova collocazione. Il trasloco degli uffici da Guidonia Montecelio a Roma, nel quartiere di Tor Sapienza, presso lo stabile che ha ospitato per più di un cinquantennio l'Istituto Biblico Italiano, è stato determinato dall'esigenza di usufruire di maggiori spazi, soprattutto per gli archivi, e da un programma di razionalizzazione che ha interessato alcuni servizi nazionali fino ad ora dislocati in altre città italiane. Lo stabile di via Prenestina fu costruito grazie alle generose offerte dei credenti italiani negli Stati Uniti, coinvolti da una campagna di sensibilizzazione promossa da Vincent Burchieri e da Andrew Nelly, due italo-americani che resero possibile una capillare informazione dei numerosi credenti italiani pentecostali negli Stati Uniti d'America. I lavori iniziarono nel 1959 e furono portati a termine nel 1960, quando la sede fu ufficialmente dedicata al Signore. Nel corso degli anni, oltre all'Istituto Biblico Italiano, l'edificio ha ospitato lo studio di Radio Evangelo Roma e, fino al 1997, anche gli uffici di ADI Media. La sede amministrativa sarà utilizzata anche per ospitare riunioni degli organi dell'ente ed incontri pastorali di numero ridotto. Rientriamo in studio per seguire insieme un approfondimento sul tema sempre attuale delle fonti rinnovabili e la green economy. Linea alla redazione. Sentiamo sempre più parlare di energie rinnovabili, di turbine eoliche, di pannelli fotovoltaici, di auto ibride o completamente elettriche. Siamo convinti che queste tecnologie siano a impatto zero. Ora, senza scadere nel complottismo che sta diventando una piaga per questa nostra generazione cosiddetta social, vogliamo riflettere su alcuni aspetti di questa fame di energia di cui la nostra società è vittima e di quali siano in realtà i suoi costi. Indubbiamente sono stati fatti molti passi avanti nel corso di questi anni, ma siamo ancora lontani da energie veramente rinnovabili. La produzione di energia sposta continuamente il fabbisogno di materie prime su altre. Si passa in alcuni casi dal petrolio, altamente inquinante, ad altri materiali, la cui produzione ed estrazione prevede comunque altrettanti passaggi inquinanti, con un forte impatto sull'ambiente. Solo per fare un esempio, la produzione di silicio, utilizzato per i pannelli fotovoltaici, è altamente dispendiosa e, se non opportunamente controllata, risulta rischiosa per l'ambiente e per la stessa salute dei lavoratori del comparto. Per non parlare delle terre rare, anche conosciute come rare earth metals, ovvero rare earth elements, sempre più ricercate per produrre i potenti magneti presenti nelle turbine eoliche e nei motori delle auto ibride ed elettriche. Pensate che per una turbina eolica di 5 MW si parla di circa 1000 kg di terre rare. Le terre rare prendono questo nome perché, anche se molto presenti in natura, non sono facili da estrarre, anche se si trovano in diverse parti del mondo. L'estrazione, la distribuzione e la stessa commercializzazione sta cambiando perfino gli equilibri geopolitici. Basta considerare che ben oltre il 95% della produzione mondiale è gestita dalla Cina. L'estrazione di questi minerali presenti in alcune rocce richiede l'utilizzo massiccio di acqua e agenti chimici in quantità impressionante, altamente pericolosi sia per la produzione che per lo smaltimento, molto spesso illegale, in particolare per le falde acquifere. E allora,
cosa bisogna fare? Certamente non accomodarsi pensando di aver raggiunto la meta, ma continuare a investire seriamente e convintamente nella ricerca per giungere quanto prima a energie veramente green, con minore impatto ambientale. A proposito di costi nascosti, la Bibbia spiega che l'uomo molte volte segue vie che appaiono diritte, ma che spesso conducono alla morte. La parola di Dio mette l'uomo in guardia rispetto alle conseguenze delle proprie scelte, considerando che tutte le scelte dell'uomo hanno un costo e a volte, dietro un'innocente apparenza, ci sono costi molto alti da pagare. La salvezza in Cristo ha avuto un costo molto alto, non è affatto nascosto, ma la parte meravigliosa di questa notizia è il fatto che questo costo è stato scaricato interamente su Gesù Cristo, che ha pagato con la sua vita per giustificare tutti coloro che credono e affidano la propria vita a Lui. Questo numero del notiziario Adi si conclude, ma resta il nostro invito a condividere questa edizione sui vostri profili social con i vostri amici. Potrete inoltre riascoltare questo numero insieme alle altre edizioni precedenti in podcast su Spreaker.com, sul profilo Facebook del notiziario Adi e sul canale YouTube della nostra redazione. Ricordiamo che è disponibile in forma gratuita l'app Adi DMRT, che si può scaricare dall'App Store del proprio smartphone. Un cordiale ringraziamento per la vostra attenzione e appuntamento al prossimo numero a nome della redazione del notiziario Adi. L'attualità della parola di Dio nelle notizie di tutti i giorni.